Andiamo a costruire un doppio short rovescio basato su un trave dello 041 con delle perline in vetro da 1,5 mm. Comincio tagliando un piccolissimo pezzo di silicone, vedremo il perché. Serve semplicemente a perfezionare il nostro nodo. Lo inserisco nel nostro filo dello 041-040 lenza madre ed eseguo un perfection loop. Questo tipo di nodo lo possiamo tranquillamente vedere nel tutorial apposito all'interno di questo stesso canale YouTube. Il nodo è un nodo bello, facile da eseguire, che permette di creare delle asole assolutamente rotonde che vanno molto molto bene con i fast clip che normalmente utilizziamo. Lo tiriamo, lo andiamo a stringere per benino e una volta che l'abbiamo stretto lo andiamo a rifinire a raso per poi utilizzare il pezzettino di silicone semplicemente per ricoprire e proteggere il nodo. In questo modo non avremo mai asperità e quindi potremo avere la certezza che l'intorno non si va ad avvolgere il nostro filo. Ora tocca le perline. Utilizziamo perline in vetro, un piccolo panno di spugna ci aiuta in questa operazione, inseriamo la prima, dopodiché andiamo a prendere una girella misura 24, misura 22, la inseriamo. Una volta inserita, prendiamo la seconda perlina e anch'essa la infiliamo nel trave, in questo modo. Avremo quindi la sequenza perlina, girella, perlina. Facciamo scivolare fino a toccare il nodo perfection, l'asola che abbiamo creato. Dopodiché creiamo un piccolissimo doppio portoghese che ci servirà a chiudere questo primo bracciolo, diciamo così. Vedete, lo sto facendo abbastanza piccolo e molto a ridosso delle perline. Il doppio portoghese, semplicissimo, anche qui potete vedere il tutorial direttamente in questo canale se lo vorrete. Lo andiamo a chiudere. Ed ecco l'operazione di chiusura. Facciamo passare tutto il filo, che come vedete è abbastanza lungo perché è uno short per braccioli da 80-90 cm. E con le dita modelliamo il nostro nodo affinché vada ad avvicinarsi il più possibile alla perlina, in modo da avere un poco di gioco, ma pochissimo, non uno scorrimento completo. Ed ecco la sequenza: asola, perlina, girella, perlina. Assolutamente perfetto. E questa è la parte superiore, quella dove ad esempio possiamo mettere un floater se lo vogliamo. 90 cm circa, 80 cm sotto, più sotto, facciamo nuovamente un doppio portoghese. Lo chiudiamo. Qui è molto semplice, il nodo è assolutamente affidabile e veloce. Una volta che l'abbiamo chiuso, andiamo a preparare il secondo bracciolo di questo short rovesciato. Perché rovesciato? Perché permette di flottare perfettamente. Anche qui, perlina, dopodiché andiamo a inserire la girella, stessa misura della precedente, 22-24, quindi nuovamente una perlina e le facciamo scorrere fino ad andare a fermarsi con il doppio portoghese che abbiamo fatto. Eccolo qua. Rifacciamo l'operazione nuovamente ancora una volta con un doppio nodo portoghese, che è il nodo più affidabile, ce ne sarebbero altri, ma questo è sicuramente quello che è più rapido e dà più garanzie, maggiori garanzie di tenuta e non incide praticamente sulla tenuta del nostro trave 040, che è un trave che può lanciare tranquillamente i 120-130 grammi senza eccessivi problemi. Sarei meno fiducioso sui 150, dove preferirei sicuramente almeno un trave dello 050. Anche qui con le dita modelliamo il nostro nodo, lo andiamo a chiudere il più vicino possibile alla perlina e il secondo bracciolo è completato. Ovvio che se volessimo mettere un terzo bracciolo, 80-90 cm, metteremo il terzo. Ma in questo caso andiamo a mettere un clip di collegamento per il piombo, che sappiamo sono anch'essi coperti da una guaina in silicone. Effettueremo il nostro nodo, che può essere un nodo che sia affidabile, stretto, perché poi dovrà essere ricoperto dal pezzettino di silicone nero, in questo caso, ma è indifferente il colore ovviamente, che andrà appunto a ricoprirlo e a renderlo molto più stabile e sicuro.
lo chiudiamo. Ovviamente andremo a rifinire il nodo tagliandone l'eccesso con una forbice. Controlliamo la tenuta del nodo, perché potrebbe scivolare e non essere fatto nel migliore dei modi. Andiamo a coprire il link che servirà a collegare il piombo, e praticamente il nostro terminale, composto da un'asola, un bracciolo e 90 cm d'oro, proprio un secondo bracciolo, è completato e pronto all'uso.